La mia collaborazione con la Magis è nata quando Eugenio Perazza mi ha chiesto di disegnare dei specchi secondo una tecnica che aveva trovato per fare delle cornici in gomma intorno a dello specchio, del vetro. E su quest'idea ho voluto miscelare diversi tipi di specchi, specchi colorati e specchi normali. E dopo questo, quindi l'anno scorso, mi ha chiesto Eugenio Perazza di fare una collezione di tappeto perché aveva trovato un'azienda che aveva una tecnica interessante per produrli. Quest'anno quindi presentiamo con la Magis questa collezione di tappeti che si chiama Volentieri, perché volendo si possono fare tutte le misure su richiesta, anche se ci sono le misure già scelte. E questi tappeti, in questa collezione ci sono due modelli: un modello più semplice, che chiamiamo cornice. Sembrano due tappeti sovrapposti, con tutto di lino ricciolato, con un orlo di velluto con la viscosa, quindi con un trattino brillante immerso dentro l'opaco del lino. E l'altro, che è dietro di me, è quello che si chiama finestra, è tutto di viscosa, quindi velluto in viscosa molto profondo, molto dolce. Un gran piacere camminare a piede nudo su questa materia, che è anche brillante, e sono dei quadretti divisi da linee un po' brillanti di viscosa, delineati anche da lino.